Uno ha visto il video precedente e ha capito che quando c'è un prodotto di due cose incompatibili, dove uno non è l'F' dell'altro, magari si fa per parti. Però ha appena capito che magari ci vorrebbe un prodotto, cioè ci vorrebbe Maria per Carlotta. Sopra abbiamo solo Carlotta. Ora, se io vi dico che si fa per parti, credetemi che si fa per parti. Anche perché non si può fare in nessun altro modo. Cioè, ln di x, se fosse una funzione elevata alla 1, come f' avrebbe bisogno di 1 su x, che è la sua derivata, che non c'è. Okay? Quindi lui è da solo. Vediamo se si può fare per parti. Idee? Benissimo. L'idea è che se una cosa è da sola e si è disperati, la si prova a moltiplicare per 1, tanto questa cosa è giusta, e si guarda se a questo punto, integrando 1 o derivando 1, adesso ditemi voi, secondo voi è intelligente metterci quell'1 e derivare l'1? Se voi derivate l'1, guardate che bella parametrale, derivate l'1 che fa 0, quindi non fa niente, e poi volete integrare log x, che è proprio quello che volete fare, è proprio ciò che non sapete fare, integrare log x, e per integrare log x dovete integrare log x, mi sembra un po' difficile, quindi direi di integrare l'1, qual è l'integrale di 1? X. Qual è la derivata di log x? 1 su x, allora, notate che le freccine usate sono diventate molto amiche tra di loro, cioè il log x non c'è più. Allora, ricordiamoci come si fa l'integrazione per parti, le cose in alto meno l'integrale delle freccine usate, cioè chi è più in alto tra i due? Cioè, x per ln di x, no? Cioè tra 1 e x la cosa più in alto è x, e tra 1 su x dell'n di x la cosa più in alto è ln di x. Adesso, meno l'integrale delle freccine usate. X per 1 su x. Ui, cioè che bello che x è 1 su x, sì. Ammazzano. È difficile, eh? Cioè cosa viene? X e x tra di loro si ammazzano. Viene l'integrale di 1 e l'integrale di 1 l'ho già fatto. Vedete, tante volte succederà così. Che fa? X. Quindi viene meno x più c. Esercizio finito. Sappiamo fare le integrali per parti. Beh, adesso inizialmente. Idee, quello dopo. Ditemi se è molto più difficile o facile. È incompatibile, ok? L'x non si può creare dalla derivata di x, quindi si fa per parti. Chi è che integriamo e chi è che deriviamo? Si deriva il logaritmo. Allora, integrare il logaritmo è abbastanza da chiodi, anche perché l'abbiamo appena fatto e non so se viene, no, una cosa facile. Integrare il logaritmo per parti non è mai stato fatto nella sua vita. Il logaritmo è bello da derivare perché ti crea una cosa molto facile. Va bene, sacrifichi la x, qual è l'integrale di x? X alla seconda fratto 2, va bene. Forse verrà una cosa facile. Allora, ditemi ragazzi cosa viene. Le cose in alto meno l'integrale delle cose usate. Delle freccine usate. Viene x alla seconda fratto 2 per ln di sulle cose che rimangono in alto, meno l'integrale di quando utilizziamo le frecce. Viene x alla seconda fratto 2 per 1 su x. Vedete che l'integrale che si ottiene è molto facile se si è intelligente, bisogna essere capaci di sapere chi integrare e chi derivare. Allora, l'un mezzo lo facciamo uscire, la x e la x le semplifichiamo, vedete che viene immensamente facile perché diventa questo. Qual è l'integrale di x? Guardate, per la terza volta l'integrale di x è già stato fatto, ok? Quindi non bisogna neanche saperlo, cioè se uno l'ha già fatto non è che deve rifarlo. Quindi viene x alla seconda fratto 2 ln di x meno, attenzione, un mezzo, l'integrale di x è fratto 2, quindi viene il tutto fratto 2 per 2, 4, e abbiamo già fatto l'altro integrale per parti, non dimentichiamoci il più c. Ci vuole un po' di esperienza, un po' di esercizi, no? Per vederli quali fare, perché poi ovviamente quando sono tutti mischiati, adesso è facile dire che si fa per parti, quando sono tutti mischiati non
se non ha fatto esercizi non li vede. E guardiamo ragazzi questo. Arctan come derivata, abbiamo visto l'altra volta che è 1 fratto 1 più x alla seconda, ma io qui non ne vedo di questa struttura, quindi si fa un po' come il primo, no? Vediamo se diventa fattibile. Cos'è che facciamo? Integriamo l'1 e ecco, deriviamo una cosa che è molto brutta, ma derivata, ok? Ovviamente bisogna saper fare le derivate, eh? Nel senso che viene 1 fratto 1 più f alla seconda e sopra c'è f', ma tanto f qui è x, quindi tutti i santi aiutano. Se uno sa fare questa cosina qua, quindi di integrazione e di derivazione, mi sapete dire con la filastrocca le cose in alto meno l'integrale delle frecce usate cosa salta fuori? X per arctan di x meno l'integrale delle freccine quando le utilizzo. Se utilizzo le frecce 1 diventa la x, se utilizzo le frecce arctangente diventa questa cosa qua, che ovviamente la scrivo così. E adesso uno che sa fare gli integrali immediati mi sa dire cos'è questa cosa qua. Molto bene. È un mezzo logaritmo di 1 più x alla seconda. Perché? Perché sopra c'è la derivata di quello sotto, a patto di mettere un 2 qui. E bilanciare con un mezzo, no? Perché la derivata di 1 più x alla seconda è 2x. Quindi la soluzione, quindi vedete che adesso bisogna saper fare quelli immediati, perché altrimenti rimani nella sabbia mobile, viene un mezzo, e questa roba qua è l'ln del valore assoluto del denominatore. Sarebbe inutile mettere il valore assoluto perché 1 più x alla seconda è positivo, però ragazzi questa è la soluzione. Qui ho fatto un piccolo errore perché qui non c'è dx, qui c'è il più c, e questo è il risultato. Okay? E per chiudere l'integrazione per parti, volevo far vedere nel prossimo video solo una cosa molto interessante, e poi questa lezione è già finita.